Stiamo camminando nel bel mezzo della laguna di Villarrica. Ci troviamo in un piccolo paese che si affaccia proprio davanti a questo imponente vulcano innevato. Questa ci sembra la location più adatta per ricordare a tutti quanto sia importante l'acqua. L'acqua durante la propria vita e l'acqua durante un viaggio. Noi siamo in viaggio da diversi mesi e ci capita spesso di caricare acqua all'interno dei nostri serbatoi da qualsiasi tipo di fonte. Questa per noi potrebbe essere un'ottima fonte di carico di acqua potabile. Perché? Perché a bordo abbiamo installato un sistema di potabilizzazione. In questo video vogliamo mostrarvi come funziona il nostro e come poterne costruire uno uguale. Quando capita di stare parecchi giorni in luoghi isolati come questo, è importante potersi rifornire d'acqua in modo semplice e continuativo. Qui ad esempio abbiamo uno splendido fiume che arriva proprio dalla sorgente data da quel vulcano che ci sta alle spalle. Vi faremo vedere come potremo caricare l'acqua che proviene da questo fiume all'interno dei nostri serbatoi delle acque chiare, che naturalmente prevedono dei filtri all'ingresso. Quello che dovremo fare è molto semplice: vi butteremo il nostro tubo dell'acqua nel nostro fiume, stenderemo il tubo fino al nostro camion e inizieremo il carico dell'acqua. Stendiamo il nostro tubo fino al camion, cercando di stenderlo per tutta la sua lunghezza. Quello che dobbiamo fare per caricare l'acqua dal fiume è semplicemente attaccare il nostro tubo proveniente dal fiume in uno dei due serbatoi, aprire il rubinetto e accendere una pompa di carico. La pompa inizia a spingere l'acqua che proviene dal fiume all'interno del nostro serbatoio, naturalmente facendola passare prima attraverso dei filtri. Praticamente abbiamo installato dei filtri che purificano l'acqua prima di essere caricata nei nostri tre serbatoi di acqua potabile. Vediamo come. Questi sono i due pompe di carico dell'acqua e questi sono due dei quattro filtri che abbiamo installato per purificare l'acqua che viene caricata dall'esterno. Praticamente con queste pompe noi possiamo caricare acqua da pozzi, fiumi, qualsiasi fonte di acqua che non abbia una pressione propria. L'acqua viene pompata dentro questi filtri, il primo è un filtro a carboni attivi, il secondo invece è un filtro che elimina le impurità più grandi. I filtri che abbiamo visto si occupano di pulire l'acqua prima che questa venga caricata dai serbatoi. Successivamente, prima di essere consumata, l'acqua passa attraverso questo filtro agli ioni d'argento che si occupa di potabilizzare l'acqua filtrandola a 0,1 micron. Per quanto ci riguarda, poi, come potete vedere, abbiamo dotato il camion di un sistema che è ridondato di rubinetti e filtri, in modo tale che se uno dei due sistemi dovesse avere problemi non rimarremmo comunque senza acqua potabile. Per chiarire bene tutto il funzionamento, ora vi mostro in uno schema come funziona il nostro impianto. This is someone. This is someone.